Ogni giovane ha qualcosa da dire agli altri, agli adulti, ai preti, alle suore, ai vescovi e al Papa. Tutti abbiamo bisogno di ascoltare voi. Le parole di Francesco alla veglia di preghiera dell'aprile scorso in preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù sono il seme raccolto dalla Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi che a Roma dall'11 al 15 settembre ha promosso un seminario internazionale sulla situazione giovanile. 5 giorni di incontri e dibattiti per preparare al meglio la prossima Assemblea Sinodale del 2018 sul tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, fotografando la realtà senza ipocrisie, raccogliendo anche l'interesse suscitato dal lancio di un portale web e dal questionario in più lingue rivolto ai giovani. In soli 3 mesi lo hanno compilato più di 110.000 ragazzi. Tante le esperienze presentate nel corso del seminario, come quella di Daniel, di Quarto Oggiaro, la periferia milanese dove ci si guadagna il rispetto a colpi di prepotenza e di soldi guadagnati in modo illecito. A 17 anni, Daniel finisce nel carcere minorile Beccaria per una rapina in banca. Qui incontra, poco dopo, nel giorno del suo compleanno, Don Claudio Burgio, presidente dell'associazione Kairos, che lo fa parlare, lo va a trovare, accende in lui la voglia di cambiare. Oggi a 25 anni studia scienze dell'educazione per restituire il bene ricevuto. Mentre prima ero abituato ad avere uno sguardo sulla vita dove ce la facevi se avevi, parliamoci chiaro, cioè se tu avevi i soldi nella vita ce la facevi, contava l'avere e non l'essere praticamente. Lì mi è cambiato totalmente, nel senso che mi sono accorto che dovevo crescere io come persona con le mie scelte. Le mie scelte non erano più finalizzate a quello che avevo, ma a quello che dovevo diventare, no? Cioè una persona che faceva scelte che mi facevano diventare migliore, mi facevano star bene. Mirvat è scappata da Aleppo, in Siria, a causa della guerra. Grazie a un corridoio umanitario è giunta a Ferrara, in Italia, dove oggi studia. Racconta di avere speranza, nonostante non sappia cosa le riserverà il futuro, ma chiede al Sinodo preghiere per il suo popolo. Oggi, dopo 3 anni che ho lasciato la mia città, ho ancora nella mia testa 2 immagini di Aleppo. Aleppo distrutta e Aleppo quella vecchia che conoscevo, dove sono cresciuta. Però quello che penso più alle persone, quello che è distrutto dentro le persone, che anche se finisce la guerra e ricostruirono tutta Aleppo, la città, è molto difficile ricostruire quello che è distrutto dentro le persone. Da 30 anni Nuovi Orizzonti è per le strade a raccogliere il grido di tristezza e di solitudine dei giovani, spesso illusi dalle proposte del mondo, che vivono pressioni profonde perché la società ha ormai escluso il dolore e la sofferenza, ma allo stesso tempo, racconta Daniela Martucci, desiderosi di incontrare la vera felicità. Qua arrivano nei nostri centri ragazzi intanto molto più devastati, sarà la diffusione così a ampio raggio di una sessualità considerata come così, secondo la legge dell'usa e getta, che apparentemente non provoca danni, ma poi dopo raccolgo lacrime di cuori spezzati, e cuori spezzati da anche l'amore vissuto con superficialità sono difficili da guarire e diventano delle debolezze molto grandi rispetto alle prove della vita. Ecco. Allora, per esempio, ci siamo accorti molto più che anni fa è necessario un percorso molto profondo, prima che di fede, di conoscenza di sé e guarigione del cuore, perché poi Dio abita l'uomo.